San Ponzo, adesso andiamo verso le caverne. Eccoci qui in un tratto. Abbiamo messo qua la macchinuccia. Si proseguirà per questo sentiero. Il percorso è molto tranquillo, semplice. Siamo in un bosco. Il rumore degli uccellini è pazzesco. E sì, oggi il sole, essendo dicembre, ci ha fatto comunque un bello spettacolo. E molto bello, molto silenzioso, calmo. E qui niente, molto probabilmente qui c'è stato un po' di piume di uccello. C'è stato magari qualcuno che si è pappato qualcosa, ma ci sta, siamo in una riserva. C'è un cartello qua che recita che zona di funghi. Eccolo qua dove dice zona di funghi. Vediamo insomma. Comunque il percorso molto molto facile, tranquillo, e bisogna arrivare alle caverne. Altri 10 minuti, come da cartello, e dovremmo essere alle grotte di San Ponzo. 10 minuti, tornare indietro da 45 minuti. Qui ci sta un bel camminetto, cammini di quelli lenti lenti. Quasi, qui c'è una specie di parco ristoro, un po' lasciato un po' andare con i rifiuti, così queste cose qua, peccato. E laggiù ci sono le grotte che adesso andiamo a guardarle. Eccole qua le grotte. Qui si rifugiò un soldato romano e fu anche luogo di rifugio dei cristiani praticamente. E qui questo soldato, che poi si chiamò, che appunto è San Ponzo, convertì anche un sacco di persone alla trasformazione religiosa, diciamo. Siamo in questi luoghi, rispetta. E qui ecco una, questa è la di San Ponzo. Sicuramente c'è una caratteristica storica. La gente del luogo, metà una via di giubileo anni 2000. Qui c'è una piccola chiesetta a ridosso della grotta. La grotta perde ovviamente acqua. È una grotta comunque di una certa rilevanza, però vabbè, niente di particolare. Tufo, un po' di materiale renario. Ma qua che poi anche di qua ci sono altre grotte. Un po'. Adesso vediamo un attimo se trovo. Ah, guarda lì. C'è una corda che va là per andare a vedere questa qui, questa grotta qua. Cioè si sale attraverso questa corda. Devo lasciare giù le racchette. Non si può salire però. Opla.
La roccia è abbastanza umida. Adesso c'è il rischio anche di cadere. Però adesso proviamo a salire un attimo e a vedere. Oppla! Grotte di là. Riesco a fare ancora un altro saltino. Si vede? No. Qui siamo già abbastanza alti. Ecco qui. Giù com'è? E qui è la grotta. Qui c'è un altro paio di corde per aiutarsi a salire e entrare nella grotta. Daniela giustamente dice dove vai. Facciamo un po' cose pazze. Eccoci qua. Eccoci qua. Questa caverna. Ci sono dei lumini. Ci mettono dentro dei lumini, qualcosa del genere. Ecco dove è giù Daniela. E questa è un'altra grotta. Beh, le grotte le abbiamo viste. E vabbè, insomma, trovare grotte comunque negli Appennini ce n'è parecchie. Anche per il materiale geologico che c'è, vari strati. Su ci sarà sicuramente uno strato più duro e sotto uno strato un po' più morbido. E allora col passare del tempo ho creato questo tipo di struttura. Probabile. Chiudiamo qua.